Cari fratelli, la pagina evangelica ancora una volta è una grande luce che ci guida alla comprensione più profonda del nostro sacerdozio. Esso può essere vissuto nella verità solo se la nostra mano destra sarà sempre distesa. Se avremo cioè il cuore costantemente aperto ad ogni miseria umana. Gesù dice a Tommaso: stendi la tua mano e mettila nel mio costato. Narra una leggenda medioevale che Tommaso ritirò la mano dal costato sporca di sangue e, nonostante tutti i tentativi che egli fece, essa rimase insanguinata per tutta la sua vita. Solo bagnata dal sangue di Cristo, la mano inaridita di Adamo che è in noi si distenderà verso l'uomo bisognoso di redenzione. Questo contatto col sangue di Cristo avviene, carissimi fratelli, nella celebrazione dell'Eucaristia. Carissimi fratelli, da oggi noi cominceremo a meditare sul grande mistero della predicazione del Vangelo. Noi in fondo notifichiamo all'uomo ciò di cui ha più bisogno, che Dio lo ama.